Il 10 dicembre hanno stretto la mano a Papa Francesco quando gli hanno consegnato il presepe che hanno costruito per Sala Nervi in Vaticano. Un momento emozionante per il gruppo giovani della parrocchia di Gallio, che per il presepe a grandezza naturale ha costruito la capanna con la legna raccolta dopo la tempesta Vaia e realizzato le statue per completarlo. A seguire i ragazzi nell'appuntamento in Vaticano anche il vescovo Claudio Cipolla e 170 cittadini di Gallio. Ora l'amministrazione premia i ragazzi con una pergamena a nome di tutta la comunità. Abbiamo mosso 4 pullman di persone della nostra comunità a scendere a Roma e a esserci vicino nel momento della consegna del presepe al Papa. Poi è stato anche un motivo di orgoglio, perché comunque il vescovo Claudio della nostra diocesi di Padova è venuto con noi. E anche perché essere a contatto con il Papa e stringergli la mano è stato un momento di speranza e di forza. A coordinare il lavoro dei ragazzi il parroco Don Federico Zago. I ragazzi si sono occupati della struttura, mentre le ragazze, che eravamo io e un'altra ragazza, ci siamo dedicate all'arredamento della struttura. Una grande emozione dunque, specie quando il Papa, insieme ai ragazzi, ha posizionato il bambino Gesù nella mangiatoia. Un legame diretto con l'altopiano, insomma, è un riconoscimento all'entusiasmo e allo spirito di iniziativa dei ragazzi.